Ecco, quello che per la città di Napoli è un problema, qui diventa una risorsa e questo è un messaggio che veramente parte da questa amministrazione, da questo centro penitenziario e speriamo sia anche foriero di altre iniziative di questo tipo. Noi qui riusciremo a dare lavoro, non voglio sbilanciarmi perché poi dipenderà anche dalla capacità dell'impianto, dalla risposta che avremo anche da tutto il sistema, dai 10 ai 20 detenuti che lavoreranno sul compostaggio. Ma diciamo che Napoli abbia bisogno di impianti per trattare la frazione umida, che sono i residui della nostra mensa, della nostra tavola, del cibo, lo sappiamo benissimo. Questi impianti mancano a Napoli, ma mancano in tutta la Campania. Siamo contenti di mettere la prima pietra in questo luogo con un altro valore anche sociale. Sì, questo è un esperimento veramente importante, come dice lei, perché i detenuti non solo lavoreranno e potranno ricevere uno stipendio che consentirà di aiutare le famiglie e quindi riacquistare dignità. Solo una questione di spazi e piste. Il tour del mastro che è un evento fondamentale di tutta la... Attenzione. Bene. In qualità di... lascio ad altri la descrizione tecnica di quello che si sta per... Ma soprattutto dà un messaggio di speranza a tutti quelli che... soffrono. Vorremmo, ecco, che tutta la città, fa piacere avere la presenza del vice sindaco, da quello che è stato un problema, che è purtroppo ancora un problema, per quanto in via di soluzione per la città, ottenere una risorsa di lavoro per delle persone. Soltanto una cosa ancora voglio dire, voglio ringraziare il consorzio Rolando Innocenti, stati fondamentali per portare a termine questa impresa che circa 2 anni fa, se non vado errato, avevamo il primo incontro col sindaco e col vice sindaco, ha posto tutti i possibili cavilli giuridici, tutte le procedure di legge, lavoreranno e nell'interesse anche della cittadinanza. Grazie. Tamburino, che non è stato presente oggi. Voglio salutare intanto i presenti a questa iniziativa di oggi, le autorità, la direzione che coinvolgono il carcere. Il carcere è senz'altro un luogo chiuso, un luogo che incide inevitabilmente sull'organizzazione interna degli istituti e soprattutto sia per chi vi lavora. È per questo che qualsiasi proposta proveniente dall'esterno è un'azione penitenziaria. Se questa proposta poi vi riguarda, la diventa costante e piena. Qui nel centro penitenziario di Secondigliano, sorto in un territorio di lavoro, appare un'iniziativa di grande spessore istituzionale e culturale. Vantaggiati programmi di normalizzazione e di rinnovamento di questa stessa città, poi la Secondigliano Recuperi, gli altri organismi che con grande coraggio e consapevolezza. Un grazie al sindaco De Magistris, all'assessore Sodano perché hanno sempre sostenuto e moltiplicato. Grazie. Mettiamolo per una pelle, veloce, Grazie. Bene.